Start your computations. Si sono cotti forse un po' troppo, intanto la lampada LED fa questo brutto effetto in camera, scusate. Si sono cotti un po' troppo, però è ancora al limite, cioè non sono bruciati. Sono un po' troppo cotti, però sono ancora molto molto buoni e a me piace tantissimo fare i popcorn così in casa, perché quelli che adesso non riesco a finire li metto in un contenitore ermetico e domani sono buoni uguale, se non più buoni, con un'unica pecca che non sono caldi. I think we're getting a little weird here. Buongiorno e buon anno! Il 2021 parte già alla grande perché ci sono tanti bei progetti. Innanzitutto quello del Chibi Book Club. Quest'anno infatti ho realizzato una challenge molto generale con una sfida al mese per poter incentivarci a leggere e condividere soprattutto l'esperienza di lettura, e poi ho fatto una sorta di programma di lettura dedicato alla letteratura giapponese, quindi ho fatto una selezione di 12 titoli, anche in questo caso da leggere uno al mese e tenerci compagnia in questa avventura. Se avete intenzione di partecipare o volete magari saperne qualcosa di più, vi lascio qua sotto la cartella Drive con la presentazione della challenge, delle due varie, insomma, del CB Book Club, le varie regole. Ci sono delle grafichette da poter utilizzare, che so, da stampare per il bullet o da tenere per voi o condividere su Instagram, eccetera eccetera. Questo mese ho intenzione di partecipare poi a una challenge di yoga con Yoga with Adrienne. Non penso che abbia bisogno di presentazioni. A me lei piace molto, seguo molto spesso i suoi video, anche se non con tanta regolarità, e questo mese appunto ogni giorno pubblica un video. È molto incentrata sul respiro, è una cosa che a me affascina molto, quindi cercherò di seguirla, anche perché mi piacerebbe avere più costanza nello yoga. E poi gennaio è un po' il mese dedicato alla cucina vegana. Io, per quanto mi riguarda, non ho intenzione di diventare vegana, però ci sono diversi aspetti della cucina vegana che mi incuriosiscono. Sapete che sono una persona molto curiosa, mi piace molto sperimentare e provare nuove ricette, quindi questo mese mi piacerebbe provarne di più e cercare soprattutto di introdurre più legumi nella mia dieta, perché mi rendo conto di forse non mangiarne abbastanza, quindi mi piacerebbe provare qualcosa proprio per allenarmi un po' ad essere più costante e mangiare più spesso legumi. E quindi proverò magari qualche ricetta appunto vegana, soprattutto partendo dai dolci. Infatti ieri, credo però di non averlo filmato, ho provato a fare un plum cake vegano, quindi senza uova, utilizzando latte di riso con caffè e gocce di cioccolata. È venuto molto molto buono, anche se era un esperimento top, quindi poi vi lascio la ricetta qua sotto in descrizione. Mi piace molto sperimentare con i dolci perché principalmente io, vabbè, non acquisto praticamente più latte vaccino, ma soltanto latte vegetale, e a volte capita che io non abbia le uova in casa.
non ho più le galline come giù dai miei. E quindi molto spesso mi ritrovo a fare delle ricette vegane per questo motivo qua, perché magari in casa non ho le uova e uso comunque latte vegetale. Quindi magari questo mese proverò a fare più esperimenti e cercherò di condividerli anche qua nei vlog, sul canale, sul blog con voi. Mi è appena arrivato l'ordine che ho fatto da Katai, ve lo volevo far vedere perché secondo me potrebbe interessarvi. Innanzitutto questo è un negozio, credo, fisico a Milano, che però ha anche un e-commerce che vende e spedisce in tutta Italia. Vendono principalmente cibo giapponese, coreano, asiatico, ma dovrebbe esserci anche dell'oggettistica. Io comunque mi sono focalizzata sul cibo. Ecco qua tutto il contenuto del pacco. Innanzitutto le patatine. Queste le ho già assaggiate e infatti ho preso due pacchi perché mi erano piaciute tantissimo e sono al gusto teriyaki. Abbiamo poi del dashi miso, la maionese giapponese, l'unica cosa non prettamente giapponese è l'essenza di vaniglia. Ho preso poi anche del dashi, katsuobushi, è la prima volta che lo acquisto, così come è la prima volta che acquisto la pasta di fagioli rossi azuki. Sono veramente molto curiosa, ci farò sicuramente qualche dolcetto. Vabbè, poi piccolo sfizio, potevo non prendere i pochi. Questi al tè verde sono i miei preferiti di sempre, questo invece non l'ho mai assaggiato, quindi proverò. Ho preso poi dei vermicelli di soia, degli udon, questi li ho già provati ed erano piaciuti molto a mio marito, quindi li ho ripresi. Ho preso poi due salse, la salsa di pesce e quella di ostriche. Questo è quindi tutto quello che ho acquistato, dalla pasta, i brodi, gli snack, le salsine. Adoro. L'unica tra virgolette pecca per quanto mi riguarda è la spedizione, perché per i miei standard è stata un tantino cara, ho pagato 7,50 euro la spedizione. Io avevo spulciato diversi siti di alimentari etnici, in particolare giapponesi. Bene o male la spedizione costa in tutti attorno a questa cifra. Ho scelto Katai perché i prodotti che mi interessavano costavano meno qua, quindi ho bilanciato un po' queste cose qua e poi non è, diciamo, una spesa che farei ogni settimana, è uno sfizio che mi sono voluta togliere per provare alcune cose che diversamente non sarei riuscita a comprare, perché in questo momento non ci si può spostare molto, quindi fisicamente in un negozio etnico non sarei riuscita ad andare e non è nemmeno detto che sarei riuscita a trovare poi tutto quello che mi interessava. Comunque è uno sfizio che volevo togliermi già da tempo, ci ho pensato, ripensato, me lo sono voluta togliere, pace. Mi vergogno un sacco a far vedere tutto questo casino, ma sto svuotando questi due reparti della cucina perché voglio riorganizzarli, voglio sistemare, capire bene cosa c'è. Nell'ultima settimana, fra le feste e tutto, abbiamo appoggiato le cose senza mettere a posto e questo purtroppo è il risultato. Però va bene, ce la posso fare, ce la posso fare. Tired.
go ahead and veer off the railroad tracks a little bit. Meaning you have... Oggi finalmente è una bella giornata di sole, ne sto approfittando più che posso, anche se sembra che si siano risvegliate anche le cimici, quindi ho il terrore ad aprire tutte le finestre, devo sempre star lì a controllare che non ci sia qualche cimice nascosta nelle zanzariere. Comunque, oggi mentre stavo pranzando e colorando, poi dopo ho terminato la miniserie su Netflix Sampa, che è concentrata sulla storia della comunità di San Patrignano, che io conoscevo perché in realtà sono cresciuta e ho vissuto lì per tanti anni, cioè non lì a San Patrignano, nei dintorni. E quindi la conoscevo perché era vicino, insomma, dove vivevo io, poi con la scuola eravamo andati anche in gita per parlare con i ragazzi di tossicodipendenza, eccetera, eccetera. Quindi ignoravo completamente che fosse così famosa o conosciuta, così grande, e ignoravo tantissime cose, quindi è stato molto molto interessante. Sono solo 5 episodi, io ve la consiglio caldamente, sia che conosciate o meno la storia appunto di questa comunità, perché secondo me mette in discussione, apre un dialogo, fa riflettere su tanti temi, quindi è necessario riflettere. Già che sono qua, volevo farvi vedere un progetto che ho iniziato qualche giorno fa, ovvero il mio Christmas Journal, diciamo. Sì, lo so che Natale è appena finito, ma quale migliore occasione se non prepararsi adesso che siamo freschi freschi delle feste per l'anno prossimo. Quindi io ho preso un quaderno banalissimo che mi aveva regalato mia mamma, non so nemmeno da dove, non vedo scritti brand, non c'è scritto niente. Comunque un semplicissimo quaderno a righe che io ho iniziato a riempire e decorare. Ho fatto già la lista delle decorazioni che sono già in mio possesso, quelle che mancano o si sono rotte o si sono perse, insomma. Dobbiamo ancora smontare l'albero, ma lo faremo domani, sabato. Quindi quale migliore occasione di adesso che ho tutto ancora fuori, posso controllare, vedere cosa c'è, che cosa manca e che cosa mi piacerebbe per l'anno prossimo. Quindi ho segnato tutte le cose che ho per la casa, che so, la tovaglia, i piatti, le varie decorazioni. Ho già preparato anche una sorta di lista per i prossimi regali del regalo, e dal momento che il quaderno mi piacerebbe tenerlo, ho pensato, per quanto riguarda le liste che magari cambiano di anno in anno, quindi le cose da comprare o le persone a cui fare i regali da fare, eccetera, di attaccare dei post-it che avevo preso da Muji con un elenco per fare appunto la to-do list. Poi ho segnato anche le cose che mi piacerebbe recuperare, diciamo, con anticipo, per fare banalmente le casette di pan di zenzero, che quest'anno, fra tutte le varie chiusure, alla fine mi sono veramente dovuta arrangiare con quello che già avevo. Magari in questo modo riesco a portarmi avanti in anticipo, cioè nel senso riesco a organizzarmi per tempo, non so parlare. Comunque ho usato un po' di washi tape, un po' di cose che avevo, e sono molto contenta. Per quanto riguarda invece le letture, ho iniziato La cartella del professore, che è il primo libro per il Chibi Book Club dedicato alla letteratura giapponese. Sono circa a metà e mi piacerebbe un sacco finirlo oggi, ma l'ho detto anche ieri, mi piacerebbe finirlo oggi e poi non ho avuto tempo, quindi adesso finisco un po' di faccende in casa. Volevo sistemare qua il, non so se farvelo vedere, ho il tavolo che è un casino, il tavolo snack, quindi volevo un po' mettere a posto. Magari vado giù a prendere degli scatoloni, inizio a tirar via qualche decorazione, qualche cosa che magari posso smontare facilmente anche da sola. Mentre per l'albero aspetto mio marito, perché ci teneva a salutare Barrington. Eccolo qua Barrington, ciao cucchino. Ci rivedremo poi l'anno prossimo. E nulla, non credo ci saranno altre cose interessanti per oggi, se non appunto sistemare e mettere a posto le solite cose che vi faccio vedere. Ah, tra l'altro oggi ho anche cambiato colore di smalto, ma non so se mi piace. Cioè, da così sembra anche quasi carino dal vivo, è un po' più acceso il rosa, non so se mi fa impazzire, vabbè.
devo sperimentare il kit che mi ha regalato mia sorella per il semipermanente, quindi sperimenterò. Spero di avervi tenuto compagnia con questo vlog e ci vediamo presto con altri video. Ciao!